Buongiorno e benvenuti nel percorso spirituale di Essere il Cambiamento. Grazie per essere qui con noi. Continuiamo a lavorare sul radicamento. Mettiamo oggi l'intento di custodire il nostro spazio sacro, il nostro spazio interiore. Nella libertà di essere, nella libertà di essere ciò che siamo. Ognuno di noi è perfetto ed è esattamente dove deve essere. Ogni percorso è valido, ha una motivazione di essere. Ogni storia è diversa ed evolve nel tempo in modo differente a seconda della libera scelta di ognuno. Libertà di espressione e libertà di scelta sono le basi per concedere all'altro di essere ciò che è, per concedere a noi stessi di essere ciò che siamo, accettandoci pienamente ed amandoci nell'ascolto e nella comprensione di ogni nostra parte. Integrando e armonizzando in noi stessi ogni aspetto del nostro essere. Iniziamo a centrarci nel nostro respiro. Percepiamo il respiro della vita che fluisce in noi stessi. Respiriamo la luce, i filamenti di energia luminosa che si irradiano in tutto il nostro corpo. E poi rilasciamo nella gratitudine la stessa luce, ringraziando per il dono di questo momento. Inspiriamo insieme. Percepiamo la luce che si espande in tutto il nostro corpo, riempendo tutto il nostro essere, ricolmandoci di luce, e poi dolcemente rilasciamo nella gratitudine. Irradiamo luce dal centro di noi stessi. Inspiriamo, percepiamo la luce irradiarsi in tutto il nostro corpo e diffondersi, accendendo ogni cellula con la luce della consapevolezza, con la luce dell'amore universale. E poi rilasciamo nella gratitudine, restituendo questa stessa luce anche all'esterno, avvolgendo tutta la Madre Terra e ogni essere vivente con la nostra luce. Continuiamo ancora a fare alcuni respiri lunghi e profondi. Inspiriamo e poi piano piano rilasciamo. Ancora inspiriamo e poi piano piano rilasciamo.
Ora iniziamo a visualizzare delle radici che si dipartono dal chakra radice oppure dai piedi, a seconda della nostra posizione, se siamo seduti nella posizione del loto oppure con i piedi ben appoggiati al suolo. Sono radici di luce che si espandono in profondità della terra. Chiediamo il permesso di poter entrare in contatto con il cuore del pianeta, attraversando tutti gli strati fino a raggiungere il cuore della Madre Terra. Iniziamo a percepire il suo battito. Percepiamo l'unione dei cuori, del nostro cuore e del cuore del pianeta. Rimaniamo in ascolto per qualche istante. Con gratitudine ringraziamo la Madre Terra per tutti i doni e le esperienze che compiamo su questo livello, su questo meraviglioso pianeta. Le esperienze di evoluzione, per la nostra crescita, per la nostra piena realizzazione. Ora iniziamo a percepire il flusso di energia femminile che dal centro del cuore del pianeta inizia a radiarsi, risalendo attraverso le nostre radici, sino ad arrivare ai nostri piedi, alle nostre gambe, per poi propagarsi dal chakra radice, lungo tutto il tronco, arrivando al cuore, espandendosi ancora di più, e poi risalendo attraverso le spalle, lungo le braccia, sino alle mani, attraversando la gola, sino alla testa, per poi arrivare al centro della fronte, sul nostro terzo occhio, illuminando la nostra visione, per poi continuare sino alla corona, irradiandosi verso l'alto. Verso il sole, alla continua ricerca di luce, di nuovo nutrimento. Il flusso energetico continua a risalire con movimenti a spirale. Oltre le nuvole, sino a raggiungere il sole. Chiediamo anche qui il permesso di poter entrare in contatto con la sua energia, di unirci al suo cuore, di mettere in comunicazione i nostri cuori, in unione e in armonia. Attraverso questa potente connessione, diventiamo il punto di confluenza delle due energie, terrestre e solare, che si incontrano nel nostro cuore. Il flusso energetico continua a salire, cercando ancora la luce. Cercando la grande luce, arrivando alle stelle, ai pianeti, al cosmo.
rimaniamo in ascolto delle musiche vibrazionali, delle note del cosmo che si manifestano a noi attraverso giochi di geometria. Attraverso danze di sinfonia cosmica, energie stellari, energia planetaria, che si uniscono e si fondono, generando nuovi suoni, nuovi inizi. Nuove vibrazioni. Le geometrie seguono le musiche, seguono il suono. Nel grande vuoto tutto si compone, tutto è ordinato. Tutto è in equilibrio. Ogni vibrazione si propaga ed è contemporaneamente in più punti nello stesso spazio. Negli infiniti punti del nostro universo. Comparendo e scomparendo, apparendo sotto forma di nuove geometrie, nuovi codici vibrazionali. Sequenze numeriche. La bellezza e l'armonia delle geometrie sacre. Quanta energia, quanta bellezza, quanta luce. Continuiamo il nostro viaggio attraverso il flusso di energia che continua a salire alla ricerca della grande luce. Incontriamo la grande luce. La sorgente infinita, una luce intensa, una luce bianca, una luce pura. Fondiamoci in essa attraverso la nostra coscienza. Percepiamo la luce. L'amore universale. La libertà di essere.
Affermiamo insieme: io sono luce. Io sono divino amore. Io sono eterna gratitudine. Io sono infinita saggezza. Io sono pura coscienza. Io accolgo e amo me stesso, me stessa, nel mio spazio sacro, nella libertà di essere ciò che sono e di esprimerlo in ogni momento della mia vita. Io ascolto e riconosco la voce interiore che nasce nel mio cuore. Io mi sento libera, io mi sento libero nella piena espressione di ciò che sono. Io accolgo, io riconosco ogni passo che ho compiuto nell'avanzamento della mia anima, onorando e rispettando i tempi della mia trasformazione. Io accolgo me stesso
Io accolgo me stessa con amore ogni momento della mia vita. Noi siamo un unico organismo, un unico tutto, nel profondo senso di appartenenza alla famiglia umana, nell'ascolto reciproco, nella condivisione e nella solidarietà. Noi siamo la luce. Noi siamo i figli della luce che fanno esperienza in un corpo fisico per apprendere delle lezioni nel percorso di espansione della coscienza della nostra anima. Noi siamo uno con il cosmo. La nostra provenienza è stellare. La nostra natura è divina. Noi portiamo la luce sulla Madre Terra nel rispetto reciproco di ogni percorso, di ogni scelta, di ogni azione, nella consapevolezza che tutto è uno e che tende verso la luce, verso la grande luce, verso la sorgente di tutto. Thank you.
siamo uniti nel cuore e nell'azione con i nostri fratelli e sorelle cosmici per portare l'amore, per portare la luce in ogni vita. Ogni vita è unita ad un'altra vita, in ogni tempo, in ogni spazio e in ogni dimensione. Così è. Continuiamo a percepire le energie terrestri e cosmiche che si fondono al centro del nostro cuore, mentre il nostro terzo occhio è illuminato dalla luce del sole che si fonde nella grande luce cosmica infinita. Iniziando ad attivare una spirale che si espande a partire dal nostro terzo occhio. Ci apriamo a ricevere la visione del cosmo, la visione del tutto, la visione dell'uno. Affermiamo insieme. Unito, unita agli esseri di luce e ai grandi maestri, io mi apro a ricevere la visione cosmica, la visione della grande luce nella compenetrazione dell'uno nell'uno, dell'uno nel tutto, del tutto nell'uno. Io mi apro a ricevere le forze della luce, le energie stellari e cosmiche che fluiscono attraverso di me, rivelandomi la mia natura divina.
Io ringrazio i grandi maestri, mi apro a ricevere la divina saggezza nelle rivelazioni che provengono dall'alto. Grazie. Ringraziamo gli esseri di luce, ringraziamo i grandi maestri, ringraziamo la madre terra, ringraziamo il sole, il richiamo alla luce che brilla dentro ciascuno di noi, la connessione alla sorgente unica e infinita, la visione della grande luce nel sentimento di unità e di unione con il tutto. Grazie. Nel tono di questo momento, in ascolto di noi stessi, in ascolto del nostro sentire, di ciò che arriva, di ciò che si muove interiormente. Con amore e gratitudine continuiamo la nostra giornata. Nella consapevolezza che la luce divina è dentro ciascuno di noi. Portiamo la luce, la vibrazione della luce in ogni pensiero, in ogni emozione, in ogni gesto, in ogni parola, in ogni respiro, in ogni movimento del nostro corpo. Portiamo grazia, armonia e amore. Portiamo un sorriso, portiamo la luce. Grazie, noi siamo qui e ora. Buona giornata a tutti noi.
and the heart.